Allora, dunque, la soluzione Drupal per la modulistica. Drupal ha preparato due tipi di soluzioni, perché nelle scuole il flusso della modulistica è fatto, e il flusso della modulistica e soprattutto l'aggancio con la segreteria digitale avviene in modi completamente diversi. Quindi ho preparato due soluzioni, una che chiamo completa, che abbiamo potuto realizzare grazie proprio a un modulo creato da Paolo Pozzo, e l'altra invece che chiamo semplificata. Quali sono le due grosse differenze? Ve le dico, poi ve le faccio vedere, perché ho problemi con... Allora, la soluzione più completa è in questi termini. L'utente compila una forma e invia. All'invio il sistema manda copia di quanto è stato compilato sia all'utente in forma di email, sia all'utente sia alla scuola. Scuola dove? All'indirizzo ufficiale, posso utilizzare l'indirizzo ufficiale, posso decidere l'ufficio protocollo piuttosto che a seconda del modulo o un ufficio all'altro. A me basta sapere l'email, cioè dove deve andare. Cosa succede in tempo reale sul sito? In sito ci sono tre viste. Due vengono viste dal personale amministrativo, una è quella delle pratiche da evadere e l'altra è quella delle pratiche evase. La terza vista è le mie istanze ed è visibile dall'utente interno. All'interno della vista le mie istanze, ogni utente vede solo le sue istanze, non quelle degli altri, mentre invece la segreteria chiaramente vede le istanze di tutti. Allora, abbiamo anche considerato che nella scuola ci sono tipi di forma diversi, di moduli diversi. C'è il modulo che deve passare al visto del DS, penso a una domanda di ferie piuttosto che ditemelo voi perché c'è quelli che sono fuori dalla scuola, ho perso un po' sulla modulistica. Oppure ci sono invece altre cose che non hanno assolutamente bisogno di passare dal DS. Ti mando la segnalazione di un guasto, passa direttamente alla segreteria e poi pensa alla segreteria a smistare, non credo che debba andare a essere vista dal DS. E quindi Paolo ci ha permesso con semplici flag di far fare un percorso o all'altro al modulo, appunto a seconda del tipo di modulo, con molta tranquillità. Quando in pratica, se faccio il caso di una pratica che deve essere vista dal DS, l'utente invia, riceve mail di quanto inviato, lo riceve, faccio protocollo, mettiamo così, nella vista della segreteria compare, la segreteria prende in carico con un segno di spunta e valuta. Valuta che cosa? Ad esempio, se fosse una domanda per una legge 104, la segreteria deve verificare che chi la chiede abbia ancora disponibilità a poter prendere, giusto? E quindi la segreteria dice ok, ho fatto i miei conti, può essere concessa. La pratica appare nella vista del DS, tra le pratiche da evadere, che il DS deve evadere. Il DS fa le sue considerazioni, quindi può concedere o non concedere. Nel caso in cui sia la segreteria dica non è concedibile, mi deve mettere il motivo, ok? Ma due righe, ma mi deve spiegare perché. E così il DS mi deve spiegare perché non mi concede, ok? In tempo reale l'utente nella sua vista vede l'iter della pratica con dei segni di punta e nel caso di no, di un respinto, vede anche il motivo, può leggere il motivo. Tutto questo però è comunque anche accompagnato dal fatto che ogni passaggio il sistema ti nutra le mail all'utente di avviso. Possiamo, uno può utilizzare, può non utilizzare, possiamo lasciare questa scelta a seconda della decisione della scuola, ok? Perché la teoria di noi di Drupal è questa, io ti preparo tutto il lavoro, ma ti lascio la scelta, perché? Perché ogni scuola è un mondo a parte, non ce n'è uno uguale. Quindi anche nelle segreterie il modo di
procedere, di lavorare è molto diverso. Quindi basterà chiedere alla DS come intende far operare e da lì si potrà fare una scelta piuttosto che un'altra. Il sistema invece è semplificato, perché è semplificato? Perché qualche scuola mi ha detto: guarda, a me basta ricevere una copia di quanto ha inviato l'utente, perché poi l'ufficio protocollo lo mette nel gestionale e da lì in pratica, cioè già il gestionale gli fruisce dalla scuola tutto questo sistema di non di segnalazione, cioè non l'utente non riesce a visualizzare i passaggi, però dall'interno gestionale manda le mail di ricevuta e così via e tutto, quindi non ce n'è bisogno, ok? Diciamo che mi sono trovata con un 40% di scuole che mi hanno detto mi va bene semplificato, con una maggioranza che invece mi ha detto che ha bisogno del sistema di Paolo. Poi magari cammin facendo si faranno senz'altro delle modifiche all'impianto in generale. Con Drupal, per fare questo lavoro, oltre al modulo webform, oltre al modulo preparato da Paolo, usa un modulo molto potente che è Drupal ed è webform e ti dà un sacco di funzionalità. Puoi preparare davvero tutti i form che vuoi con tutta tranquillità. Puoi far controllare ogni singolo campo con determinate regole. Puoi porre delle condizioni per cui io posso dire, vabbè, se tu mi dici che sei un primario, se sei un docente della scuola primaria Pinco Pallo, ti esceranno la lista delle classi di quel plesso e non di altri, no? Oppure io ti riconosco come sistema all'entrato che sei un amministrativo, quindi a te di quel modulo compariranno giusto appunto i campi che devono essere compilati dall'amministrativo piuttosto che dal docente, ok? Quindi queste sono funzionalità tranquille in Drupal. Altra funzionalità buona è che in genere i CMS mandano delle mail bruttine, ecco. Il Drupal utilizza i token, ha questa grande ricchezza di token, cioè quei pezzi, i campi, in pratica, hanno dei nomi macchina, ok? Ogni campo che io compilo. Per cui io ho proprio la possibilità di dire come voglio le mail, come deve essere formattata le mail. Adesso se riesco ad entrare vi faccio vedere in pratica il tutto. E anzi, in più, intanto che entro, vi dico che la rete di Inveruno, cioè i drupalisti di Inveruno, hanno lavorato e hanno preparato una serie appunto di moduli che sono già dentro il sito. E, sono quasi completi, cioè in alcuni non ho ancora messo la parte della stampa fatta bene, ma hanno lasciato i colleghi perché ho spiegato la sintassi da utilizzare e quindi poi potranno fare il tutto. Altra cosa che metto a disposizione è un modulo base da clonare dove ci sono i campi fissi che devono avere ogni modulo deve avere, e così poi voi potete aggiungere gli altri campi e fare moduli completamente personalizzati come piace a voi. Altra cosa è che nei moduli è chiaro che devono comparire i dati dell'utente, giusto? Spesso mi occorre sapere il cognome, il nome, la data di nascita, il codice fiscale dell'utente. Allora cosa ho pensato? Ho pensato di mettere questi campi nel profilo utente. In pratica, qualunque utente si iscriva al nostro sito, entri nel nostro sito con qualunque permesso, viene chiaramente iscritto al sito, mettiamo, dalla segreteria, ok? La segreteria gli dà nome utente, la segreteria gli dà il ruolo, dice plessi e così via, e si ferma lì. L'utente, docente, amministrativo, collaboratore scolastico, più con tu, quando entra si ritrova nella pagina con i campi da compilare. Se non me li compila tutte le volte che entra, se li deve compilare, e quindi mi compilerà il campo con cognome reale, nome reale, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale. Se vuoi posso mettere anche i campi della residenza, se possono servire in qualche modulo. Qual è il vantaggio? Uno, non aggravio la segreteria di lavoro,
2. Ogni utente mette i suoi dati personali e quindi è lui responsabile della correttezza dei suoi dati. Ok? 3. Qual è il vantaggio? Che io in ogni modo non devo star lì a dire riscrivimi il tuo nome, il tuo cognome e la tua data di nascita, perché automaticamente con Drupal, con i token, richiama ciò che sta nel profilo dell'utente e autocompila quei campi con tranquillità. Tutto questo è una richiesta, cioè snellisce un po' anche il lavoro di compilazione del formula. Poi guardate, tutto è perfezionabile. Sarà un po' lento perché questo è il sito Calderone dove provo. Pietro Cappai ieri sera mi ha messo a posto il server virtuale dentro, ma evidentemente devo aver combinato dei guai, sono imbranata io sul server locale, sono imbranata di prima. Ecco, questi sono i moduli preparati dalla rete Nivel 1. Quindi già abbiamo pronto l'annullamento per istanza inviata, perché può succedere di inviare qualcosa di sbagliare. È chiaro che devo mandare un modulo, perché la comunicazione di assenza 104, di cambio di turno, comunicazione domanda di assenza generale, insomma li vedete, li potete leggere, giusto? C'è anche la richiesta fedele che dopo bisogna fare. Sì, ma ecco, quello che chiedo alla comunità di Drupal è questo. Io vi do il modulo base, il tutorial su come fare, lo hanno già preparato Gloria, la rete di Nivel 1, giusto? Come fare altri forma. Quando li preparate, se ce li mandate, facciamo una bella banca e la cosa si arricchisce, va avanti di per sé. Queste le liste di cui vi parlavo prima, quella delle stanze da evadere che vede la segreteria, chiaramente tutti gli altri utenti non la vedono. Ecco, ad esempio qui io vedo che c'è un annullamento di stanza inviata da uno che si chiacchiera con nome collaboratore e nome scolastico 1. La mia fantasia è abbastanza scarsa. Allora, prendo in carico come amministrativo, adesso lo sto facendo come dalla parte di admin, quindi vedo tutte le sottolineature e così via, ma in realtà sto facendo l'amministrativo. Prendo in carica e valuto e dico, ok, questa la acquisisco. Per forza mi va bene, lui mi manda una cosa, quindi questa non ha bisogno di andare dal DS. Però comunque scriccando su valutare, vi ripeto, è lento perché vedete che ho acquisisci stanza o respingo l'istanza, in questo caso l'acquisisco, non metto assolutamente la motivazione, il no, ok? Per cui se invece va dal DS, automaticamente adesso ne facciamo uno che dovrebbe passare dal DS, tanto ce l'ho qui. Allora, penso che la comunicazione di assenza della 104 abbia messo che deve andare dal DS, perché poi sono tutte scelte che uno può fare. Ad esempio, scusatemi, ma i permessi brevi vanno dal DS sì o no? Ecco, perché non lo sapevo. Allora, dov'è che la gente? Quindi prendo il carico, ah sì, perché c'è anche il mostra, quindi l'assistente può entrare a vedere il form che è stato compilato, lo vede proprio per... ne prende atto e poi decide. Cliccando su mostra vede tutto. Paolo, si può risolvere questo problema del reload? Sì. Ecco, diciamo che questo non è concedibile. Io ho fatto i conti e come amministrativo dico non è concedibile, quindi metto istanza non è concedibile e metto perché. Ok? E salvo. Questa non va dal DS, è sparita dalla mia lista, perché a questo punto è andata tra le pratiche base, se non è procedibile non la posso, basta, finisce lì, e quindi la trovo nelle stanze evase, ok? Altrimenti passava dal preside che con la stessa procedura metteva il suo si concede o non si concede. L'utente in pratica cosa vede? Ha una vista dove ha tutte le sue istanze e vede, se ho tutti i segni di spunta verde vuol dire che ok, è andata, poi mi trovo un evaso con la data, capisco. Qui capisco che proprio non è andata bene perché c'è una bella croce, quindi non ha passato il livello segreteria, ma non solo, ma mi leggo la motivazione. Perché?
comunque ricevo anche le mail che me lo dice, o questo è il servizio completo. Se invece si fa il semplificato, va bene, allora mi basterà avere la vista delle stanze e la vista, la vista dei moduli e la vista delle mie stanze come utente. Entro e vedo semplicemente un archivio, perché non posso, se viene tutto gestito da un gestionale di fuori, io non posso seguire da Drupal l'iter in tempo reale, quindi sono scelte da operare, ok? L'email arriva e va al protocollo, e il protocollo lo prende l'altra strada, ok? Questo è il lavoro che precede. Io devo farti avere al ufficio protocollo qualcosa da protocollare, che è la mia stanza. Il sistema te ne invia nel momento in cui io utente ho inviato. Tu la ricevi, tu la metti nel tuo flusso gestionale. Ok, altra cosa che posso fare con Drupal, ad esempio, permesso breve. Se il permesso breve è quello di un docente e se l'istituto ha più sedi, è chiaro che è il referente di plesso che gestisce queste cose. Quindi le mail di quando l'utente ha inviato la richiesta arriva anche al referente di plesso in automatico. Ma attenzione però, non gli arriva con tutti i dati, perché vado, perché ti chiedo, ma solo riporterà le mail il giorno e le ore richieste. Quindi tu puoi calibrare e decidere di nelle mail che cosa deve comparire a seconda a chi deve arrivare queste mail, ok? Quindi hai il controllo di tutte queste cose. Questo è quanto. Paolo, qualcosa d'altro da aggiungere? Poi se ci sono altre personalizzazioni, perché cammin facendo le scuole succede, Paolo ci può aiutare ad introdurle, sì. Cioè si sono proprio richieste come le ultime due, proprio no, non riguardavano le circolari. Cioè, perché quando la cosa è facile, poi vogliono ancora di più, sì vabbè però, cioè hanno fatto due richieste, sì, io ho finito. Diciamo che ci sono ancora 7 minuti per eventuali domande e risposte. Approfittiamo. Ci sono domande? Ecco, allora, sì, sinceramente mi pare che la soluzione di Drupal sia come sempre uno strumento potente e completo e anche flessibile. Io sono una fan sfegatata delle possibilità semplice e complessa, perché diverse sono le esigenze, completamente integrabile quindi con eventuali altre soluzioni, e il punto di forza dell'iter da poter servire al 100% è senz'altro un punto di forza. Mi pare che Antonello abbia una domanda. Per la validizzazione, perché questo problema ce lo siamo già posti, adesso problema con qualsiasi pacchetto, l'autenticazione viene fatta tramite sito, quindi login e password, può essere considerata sufficiente per l'autenticazione? Si chiama firma elettronica, e qui in particolare perché va a pescare i dati esattamente dal profilo utente, quello che tu mi scrivi. Ok, tu entri con una login e una password che è tua, ok? Nel momento in cui entri tu hai dei dati, sono stati inseriti da te, e in ogni modulo, posso prenderne uno che altro, in fondo il sistema ha proprio, vedi, firma elettronica è questa, e riprende i dati dal tuo profilo utente. Tu non puoi né modificarli, né nessuno può modificarli o cambiarli. Sono proprio lì. In più adesso ti aggiungo un'altra cosa. Paolo e Mario e Max stanno lavorando con lo SPID, e Paolo in particolare stava ragionando sulla preparazione di un modulo che faccia da interfaccia, giusto? E che riconosca. E quindi questo risolverebbe completamente il problema, oltretutto. Anzi, gli darebbe più forza. No, la... È valida perché tu entri in un sito della scuola, quindi sei una persona riconosciuta, hai un nome utente che ti ho assegnato io scuola,
Io te l'ho segnato con cognome e punto nome. Io ti ho dato un ruolo, io scuola, sei qui davanti a me quando ti assumo, ok, quando ti ho. Poi tu mi aggiungi tutti gli altri dati e quindi ha maggior valore. E questo viene ripreso tranquillamente. Per default, se mi vuoi, se vuoi ti faccio apparire anche i campi della residenza o del domicilio casuale, il via 1 l'ha già fatto, ok? Quindi non c'è problema.